Bene, direi che possiamo iniziare se prendete posto questa ultima sessione di una lunga giornata dedicata alla statistica. Abbiamo avuto un panel molto interessante nel pomeriggio, per chi di voi ha potuto ascoltarlo interamente, sicuramente molte sollecitazioni, ma io vorrei prendere spunto dall'ultimo intervento della mattinata, che è stata una lezione di un professore di statistica, il professor Liseo, sul tema ditelo con un grafico, e ci ha mostrato cosa si fa e cosa non si deve fare con i grafici. Perché è così importante nel comunicare l'informazione statistica pensare alle visualizzazioni? Perché abbiamo tante informazioni che spesso vogliamo condensare, vogliamo estrarre messaggi dai dati, vogliamo consentire agli utilizzatori di creare le loro storie, creare le loro interpretazioni di questi dati, per cui gli strumenti di visualizzazione, dall'essere una mera rappresentazione del dato statistico, in realtà diventano quasi parte integrante dello stesso dato, una sorta di servizio incorporato nel bene o prodotto dato statistico, che ne aumenta il valore aggiunto, per ragionare in termini economici, o in altre parole uno strumento che consente all'utilizzatore di interagire con quel dato ed estrarre più possibile conoscenza riferita alle esigenze specifiche che ogni utilizzatore ha, appunto, con riferimento all'utilizzo del dato. Per questo è così importante, ma la materia non è solo per statistici. Abbiamo un panel multidisciplinare e direi con tante esperienze. Fortunatamente abbiamo anche ospiti che non sono solo italiani e quindi abbiamo un panorama molto ampio. Io ve li presento velocemente per poi dare subito inizio ai lavori. Alla mia estrema destra c'è Alan Smith, che è il Principal Methodologist dell'ONS. L'ONS è l'Istituto di Statistica del Regno Unito, e Alan è a capo di una struttura che si occupa proprio di data visualization, e quindi gli chiederemo di spiegarci l'esperienza del Regno Unito. Abbiamo poi Salvo Rinzivillo, vado in ordine per come avrete per come saranno presentati i diversi contributi. Salvo Rinzivillo, che è ricercatore del CNR e esperto del tema, diciamo, dei dati e delle visualizzazioni. Fabio Pellacini, professore associato di informatica all'Università La Sapienza di Roma, un centro di eccellenza sull'uso dei big data, delle visualizzazioni, con il quale collaboriamo spesso. E poi due giornalisti, ma giornalisti di nuova generazione, perché utilizzano intensamente i dati per il loro lavoro. Dennis Rizzoli, che è un data journalist, una di quelle nuove professioni di cui abbiamo parlato nella mattina, che uniscono competenze non statistiche con il trattamento scientifico dei dati. E Paolo Stefanini, redattore dell'Inchiesta, che già dal nome della rivista, in qualche modo, della testata, ha dentro una componente legata all'informazione, ai dati, alle analisi. Io non prendo più del vostro tempo, dobbiamo sicuramente ascoltare relazioni interessanti, e quindi passerei la palla ad Alan per la sua presentazione. Alan, the floor is yours. Thanks. Great. Thank you very much. I'm really excited to be here as part of your Day of Statistics. So I run a data visualization team in the UK at the Statistics Office, and what I'm going to talk about very briefly is some of the context for data visualization. Why is it important? Why do we think it's a good thing for statistics agencies to get involved with? I'm going to start with a very, very boring URL. I sometimes make a joke about this URL. I joke that it contains two of people's least favorite words in one URL. And in fact, when I was at Eurostat, somebody said to me, "Have you not seen the Eurovision results? It contains three of people's least favorite words in Europe." The problem we find is that statistics carries with it some public preconception of what content might look like. And I think from a statistics perspective, that's very regrettable. Because if we look across society right now,
we see that there is an increasing production of data. As a society, we are producing more and more data. I'm not just talking about statistics agencies, but just in general societal terms. And from that data, we are increasingly finding a demand for information, because there is a difference between data and information. Okay? Data is something that comes out of a factory, and information is something that's supposed to be application specific. The problem comes when you look and combine that requirement with low levels of statistical literacy in society. What we end up with is what I think is the 21st century problem, which is that this is a fundamental barrier to the solving of lots of other problems. You know, it's absolutely critical that we acknowledge it, because it's in this space that we end up with a look towards visualization. So just very quickly, when I say we produce more and more data, what does that look like? Well, IBM are keen to tell us at the moment that 90% of the data in the world was produced in the last 2 years. IDC tell us that every 2 years, the digital universe will double in size, and that by 2020, there will be 5,200 gigabytes of data for every person on the planet. So that's a lot of data. When we look at the demand for information, look at this. This is just a word cloud of some of the key words that we associate with the demand for information. And these days, particularly in society, we are obsessed with the idea of transparency, with open government, with open data, with data-based decision-making and evidence-based policy. These are all things that you hear, and they all require information, not just data. And I arrive with some very bad news for Italy, because when we look at statistical literacy, if you recently saw the OECD report that placed Italy and Spain at the bottom of the league table for literacy and numeracy, and that is not just me to tell you some bad news. Here is the table, there is Italy, and the UK is here. So it looks a lot like the Eurovision results, I think. So that's the problem. What's the answer? For me, I am absolutely committed to the fact that visualization has got a role to play here, but I think it is more than just visualization. For me, we should be looking for content that is visual, personal, and social. Okay? So it's not just about using visuals for the sake of using visuals. It's about trying to make content that is meaningful to people. And I have an example, not from ONS. This is an example from the BBC website. This is the BBC website as it looked 10 years ago. Okay? And I think the interesting thing is how much like a statistics agency website looks today, actually. That it is largely an internet that is based around documents and linked documents. If you went onto the BBC website last summer for the Olympics, the BBC website has changed. The BBC now specifically has visual journalism as a team. They have visual journalists, and their idea is to think of ways of conveying information to people that will work for them in a visual, personal, and social way. So this example, if you can read the screen, the user can enter their height and weight onto the application, and then it plots your data onto the data of the Olympic athletes. Can you see all of these dots here? These are all of the Olympic athletes, and here's my dot. And the application tells me which athlete my details are most like. I get an option to share that information on Facebook or Twitter. This application was wildly popular. It was very, very popular, because people suddenly started running around their house or their office saying, I'm just like Usain Bolt, or this rubbish application says I'm like a Samoan wrestler or a Chinese basketball player. Everybody gets to share a pixel with an Olympic athlete. It was a really nice way of framing this information.
Now, for someone with an interest in visualization, what I like about this is that there is a traditional theory that for a wide audience, for the general public, you shouldn't show them a scatter plot like this, because it's a complex graphic. It requires people to read information in two different dimensions. I think this shows that is rubbish. If you can make the information in the display meaningful to people, they will invest the effort to learn how to use it. And the thing for statistics agencies that we should be really, really pleased about is that means this stuff can be data-driven, not document-driven, data-driven. And that's exactly what statistics agencies should be aspiring to be. So in the UK, for ONS, last summer, we produced some interactive applications from our first census results that we pushed onto our website. And if I can, I will show you a quick example. This is an Explorer product that allows you to compare any two areas of the country. So how does London compare with England and Wales in terms of population structure? And we can do all sorts of comparisons, picking areas to see how they relate to each other. Now, to start with, it's very visual. If we want the statistics, they are there. So when we look at these two cities and we want to investigate the differences, look, I can query the information. It is data-driven. But what it allows people to do is compare the size and the structure of areas in the census database, and particularly choosing their own areas. How do particular areas compare with other areas? And we did a couple of those products, and we were so pleased that we thought these could be of use to the public that we went to the media agencies and said, would you like this content? It's an application that's designed to introduce census information to people, not in a silly, stupid way, but in a way that will be meaningful to them. And we had the BBC, The Telegraph, The Guardian, these are all big agencies in the UK who are very, very keen on data journalism. And we got them to put our products there. The interesting thing was we got over 1,000% increase in terms of the audience compared to just statistics.gov.uk. Massive increase in outreach. And remember that I said this should be visual, personal, and social. Well, the tools contained social media facility to take images and to tweet the images. And here's an example. This girl, she's a young lady, a young professional, and she said, the census tells me exactly why moving from Leeds to Elmbridge was a bad thing for making new friends. And she tweeted this picture with it to show that she had moved from this area here to this area here, and for her that explained why suddenly she wasn't so popular anymore, because she didn't want to become friends with all of these old people here. I mean, that would be silly, right? But I think it was a simple example of the fact that, again, we could take some information and give it in an interface that allowed people to explain the statistics in terms of their own circumstances. So it's not just visual, it's personal, and it's social. And as an opening statement. Thank you very much. Thank you, Alan, for a very, very interesting and entertaining presentation. Passiamo ora a Salvo Rinzivillo, ricercatore del CNR. Come possono le visualizzazioni aiutarci a capire meglio i dati? Quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione? Buonasera, grazie a tutti per l'invito. Cercherò di andare abbastanza velocemente anche per cercare di recuperare un pochettino i tempi. L'idea è quella di mostrarvi un po' delle esperienze che abbiamo fatto all'interno del nostro laboratorio di data mining per quanto riguarda la parte di visualizzazione di dati. Ora, il tempo è poco, le cose da far vedere sono tanti, in particolare io mi focalizzerò su una delle expertise diciamo centrali del nostro laboratorio, che è quella dell'analisi di dati di mobilità. Diciamo, queste sono un po' le persone all'interno del laboratorio e diciamo, questa expertise è stata sviluppata negli ultimi anni grazie alla partecipazione e al coordinamento di diversi progetti europei
E in particolare oggi discutiamo soltanto di una piccola fetta di dati di mobilità. Stamattina il dottor Baldacci introduceva il fatto che il sensing sociale è possibile attraverso diverse sorgenti, quindi i dati di Twitter, Facebook, la telefonia GSM e in particolare dati molto fini sia dal punto di vista spaziale che temporale, che sono appunto i dati GPS. Qui vedete ad esempio una distribuzione, diciamo, di tracce di un sottoinsieme di veicoli nell'area intorno a Pisa. Diciamo, questo vi dà l'idea di un fenomeno che è molto molto complesso e che richiede strumenti specifici sia per la comprensione sia poi anche per veicolare l'informazione e la conoscenza che viene estratta. Ad esempio, tracciando gli stessi veicoli, quindi seguendoli lungo l'intera penisola, si può vedere che da soli riescono a disegnare quasi l'intera rete stradale italiana. Quindi i dati sono complessi, quindi abbiamo bisogno di strumenti opportuni che ci permettono di fare ordine, fra virgolette, in questa complessità. Ora non vado nei dettagli dei metodi di mobility e data mining, ma qui vedete ad esempio il risultato di una semplificazione di questo tipo, dove traiettorie, quindi movimenti simili, sono stati raggruppati per prossimità spaziale in questo caso, ed è possibile identificare gruppi di veicoli e quindi anche di persone che si muovono in maniera abbastanza simile, quindi ad esempio il codice del colore permette di identificare lo stesso gruppo, quindi c'è il gruppo che arriva dalla Versilia, quelli che arrivano dai due comuni a nord di Pisa, quelli che arrivano da Navacchia, da Lucca e così via. La cosa interessante è che qui abbiamo cominciato a sviluppare un mix sia di un rendering visuale che permette di capire, diciamo, il fenomeno, sia anche metodi di analitica che permettono di mettere assieme sia la parte statistica che la parte di artificial intelligence, che è proprio del data mining. Quindi ad esempio, una volta identificati diversi gruppi, è possibile studiarli con una sorta di drill down, si usa in termini di database, quindi andare, diciamo, più in dettaglio per cercare di caratterizzarli sia da un punto di vista spaziale, come abbiamo visto prima, ma anche temporale. Un altro aspetto molto importante per questo tipo di dati è appunto la sfera individuale. Ora, abbiamo visto prima, diciamo, l'utilità che può avere una sintesi personale, individuale, per quanto riguarda i dati. In questo caso ci sono metodi di clustering, in questo caso, che permettono all'utente di capire come si muove quotidianamente. Ad esempio, qui vediamo in uno space-time cube, quindi abbiamo nella parte del piano una mappa su cui si muove un individuo e in altezza abbiamo la dimensione temporale, in questo caso in un singolo giorno. Ed è possibile identificare i tipici viaggi che ad esempio un lavoratore, come in questo caso, fa, quindi spostandosi da casa verso il luogo di lavoro, facendo alcune faccende in mezzo, e poi dal luogo di lavoro di nuovo verso casa. Questo è un tipo di proiezione che permette di osservare, identificare bene alcuni tipi di comportamento, tipo questo comportamento molto sistematico, ed è possibile farlo anche su scala temporale un pochettino più ampia, ad esempio nella settimana. In questo caso, ad esempio, è possibile vedere come i movimenti casa-lavoro sono abbastanza evidenti e comportamenti che vengono fatti soltanto durante il weekend, in particolare queste sono attività di shopping e di trekking, vengano fatti invece in aree in cui chiaramente uno ha più tempo libero da spendere. La possibilità di avere, diciamo, tutti questi strumenti all'interno di una stessa, diciamo, di uno stesso strumento permettono di mettere assieme sia la parte individuale che collettiva della mobilità. Quindi, ritornando all'esempio di prima, avevamo diversi gruppi che arrivavano all'interno di Pisa. Ognuno di questi gruppi può essere caratterizzato in base al numero di comportamenti individuali sistematici, quindi quanti casa lavoro ho all'interno di questi gruppi. E ad esempio è possibile vedere come ad esempio nel gruppo giallo il 40% delle traiettorie che osserviamo all'interno del gruppo giallo sono traiettorie di tipo casa lavoro. E chiaramente i viaggi che arrivano da più lontano, ad esempio dal passante autostradale che da Firenze porta al mare, hanno una componente sistematica molto molto bassa.
Un altro tipo di analisi un pochettino più complicata, cerco di andare veloce su questo punto, è quello di cercare di scoprire se esistono dei bacini di mobilità che emergono da questo tipo, dall'osservazione di questo tipo di dati. Quindi in particolare vediamo come il distretto di Pisa, quindi la città di Pisa, in effetti forma un distretto metropolitano quasi, con i 5 comuni che ha intorno. E un po' questa è la spiegazione dell'origine di quel cluster giallo che vedevamo all'inizio. Quindi in pratica la gente lavora a Pisa, ma vive al di fuori di Pisa. Quindi questa è, diciamo, la visualizzazione sulla scala regionale. E da un punto di vista di diciamo sfruttamento visuale di questo tipo di dati, quello che abbiamo provato a fare è cercare di sistematizzare il processo analitico, che è diciamo il nostro expertise principale, coniugandolo anche con un rendering visuale. Lo sforzo che abbiamo fatto è cercare di identificare un gruppo di analisi, quindi alcune dimensioni della mobilità che vogliamo osservare, per riassumerli in un'infografica che potesse in un certo senso riassumere tutti gli aspetti peculiari della mobilità di un territorio, in questo caso di una città. E, diciamo, noi abbiamo una formazione da informatici, quindi gran parte dell'effort abbiamo dedicato anche al fatto di creare un processo automatizzato. Quindi esiste un processo automatico che, dati in input, i dati di una certa città, produce questo tipo di infografica. Sostanzialmente è quasi un esempio di una catena di montaggio o diciamo una produzione di dati e di visualizzazione, in questo caso, che viene fatta quasi in serie. Quindi, avendo una disponibilità continua dei dati, è possibile creare dimensioni di questo tipo. Andiamo per vedere più nel dettaglio. Ad esempio, qui abbiamo il confine di Pisa e abbiamo sia una parte, diciamo, spaziale che ci dice i diversi punti di ingresso alla città, sia una componente che divide il traffico tra sistematico e occasionale, quindi caso lavoro e qualunque altra motivazione, diciamo rappresentato da queste pie chart per ogni livello di ingresso, e poi anche una matrice temporale che dà un po' l'idea di come le persone, ad esempio, arrivano. Qui abbiamo, diciamo, una matrice che corrisponde alle ore del giorno, non so se si vede da lontano, quindi da mezzanotte a mezzanotte, da lunedì alla domenica. Quindi è abbastanza evidente che il picco di ingresso alla città è nei giorni feriali, nelle ore intorno alle 8, mentre l'uscita è un pochettino più distribuita nel pomeriggio e qualcosa anche nel fine settimana. Tutto questo è sostanzialmente pensato come, appunto dicevo prima, come un processo automatico che permette di avere una sorta di osservatorio permanente della mobilità, che diciamo definisca in maniera formale tutta la trasformazione dei dati, quindi dall'acquisizione all'integrazione fino al delivery, quindi fino alla visualizzazione, in modo tale da poter realizzare un osservatorio di questo tipo, che permette anche di fare operazioni come quelle che vedevamo nella presentazione precedente, quindi confrontare le statistiche, ad esempio, di diverse città, quindi come si comportano i cittadini a Pisa rispetto a quelli che vivono a Firenze e così via. Giusto per darvi un po' di riferimenti, diciamo, questi sono alcuni libri su cui abbiamo contribuito, quindi uno su Mobility Data, che copre principalmente la parte di integrazione e trasformazione del dato analitico per quanto riguarda la mobilità, e un altro appena uscito su Visual Analytics of Movement, quindi su come rendere in modo visuale, con diverse tecniche, la parte del movimento, sia rispetto allo spazio, rispetto al tempo e sia rispetto alla mobilità individuale. Infine, diciamo, un altro libro che ha di recentissima uscita per quanto riguarda il Design for Information, che abbraccia un pochettino un campo un pochettino più ampio, quindi non soltanto la mobilità, ma anche dati strutturati, quindi dati sociali, reti, informazioni spaziali, informazioni di densità e così via. È una lettura molto interessante, secondo me. Infine, diciamo, questo era un messaggio più diretto ai giovani che erano qui stamattina, un po' si è fatto riferimento a questo tipo di sbocco professionale, e diciamo sostanzialmente, diciamo, ci sono tantissime opportunità per figure che siano un po'
a cavallo tra diverse discipline, diciamo un po' cercando di sfidare quello che diceva stamattina il presidente con un approccio tolemaico da parte di ogni ricercatore. Beh, in questo caso devo dire che, perlomeno dal nostro punto di vista, quello che si è sempre cercato è cercare di coinvolgere expertise diverse, quindi sociologi, manager per il traffico, pianificatori, il governo locale e così via, in modo tale da dare, diciamo, da coinvolgere e creare un prodotto che possa appunto raccontare una storia, quindi cercare di interpretare i dati all'interno del loro contesto e per l'informazione implicita che possono contenere. Finito. Grazie anche per che il panel fino è stato bravissimo a stare nei tempi senza che io abbia dovuto dir nulla. Il tema delle collaborazioni, delle partnership è chiaramente sempre importante quando si parla di statistica, anche per le cose che sono state dette nel primo panel del pomeriggio, ma in particolare quando si utilizzano tecniche di visualizzazione è importante mettere a fattor comune skill diversi, e proprio con l'Università di Pisa e con CNR Istat ha avviato una collaborazione per capire come possono essere utilizzate alcune delle applicazioni che ci ha fatto vedere Rinzivillo per estrarre informazione statistica che possa integrare ed essere usata come variabile ausiliare negli studi proprio per la mobilità e quindi sostituire in parte fonti tradizionali. Bene, passiamo al professor Pellacini dell'Università di Roma La Sapienza, un altro dei soggetti con il quale l'Istat ha avviato delle collaborazioni per lo sfruttamento a fini statistici dei dati cosiddetti big. E appunto, quali sono i nuovi trend sulle visualizzazioni? Dunque, allora, in questa presentazione ho pensato di fare, avete già sentito molte volte motivazioni per cui la visualizzazione è interessante, e dato che io sono informatico, in realtà faccio quasi niente coi dati, quello di cui io mi occupo è usare visualizzazione e machine learning per capire cosa fanno gli artisti, e se vi interessa abbiamo capito che in realtà l'arte è semplicemente mappabile a matematica. Detto questo, facendo queste cose, diciamo, ho guardato molte delle tecniche attuali, e quello che vorrei farvi capire un attimino è che tipi di strumenti informatici e come stanno evolvendo e se o no possono aiutarvi. La prima cosa che, scusate se le slide sono un po' strane perché ho dovuto portare dal Mac a Windows, quindi alcune sono spostate. La prima cosa da capire è che ci sono tre, diciamo, ambiti in cui applichiamo information visualization, ok? E sono diversi su tre assi diversi. La dimensione dei dataset, quello che vogliamo fare con questi dataset, e terzo ambito è quali sono le tecniche diciamo attuali che l'informatica sta investigando per cercare di migliorare, okay, l'approccio. Se i dataset sono piccoli e abbiamo un modello statistico che li cattura molto bene, tipicamente la statistica tradizionale è utile perché con pochi numeri riusciamo a estrarre il comportamento. Tipicamente in questi casi usiamo visualizzazione come uno strumento di outreach, okay? Per raggiungere una popolazione più larga, e questo è quello che è stato discusso nella prima presentazione in maniera molto eloquente. Io però vorrei, diciamo, essere un po' più spavaldo e dire che se cerchiamo di raggiungere, diciamo, i giovani di oggi, se i dati non sono sexy sono inutili. Okay. Perché il loro attention span è molto molto piccolo su internet, ci sono tanti link su cui cliccare e i numeri sono molto meno sexy di Facebook. Okay. Quindi la mia idea è ancora più forte di quelle presentate prima, è che se vogliamo fare autrice, vogliamo che qualcuno apprezzi, diciamo, questi dati, dobbiamo renderli molto molto accattivanti, altrimenti sono inutili da questo punto di vista. Okay. E per questa cosa, diciamo, la ricerca attuale su information visualization si sta occupando di come rendere, diciamo, più semplice creare visualizzazioni interattive in modo che non sono solo, diciamo, una cosa passiva, ma l'utente possa giocarci, okay? In modo da mantenerli sui dati invece che farli cliccare da qualche altra parte. Seconda cosa, diciamo, di cui ci si può occupare sono dataset che sono molto molto larghi, si parla molto di big data, ok? Ma diciamo, con la larghezza è una cosa più importante che non necessariamente abbiamo un modello che li caratterizza, o non sappiamo qual è il modello. Questo era vero ad esempio sull'evoluzione di social network all'inizio del 2000,
Adesso abbiamo modelli buoni statistici per capire questa evoluzione, ma non li avevamo prima. Con nuovi dati che si stanno arrivando, okay, se ancora non sappiamo i modelli, ci possiamo usare la visualizzazione come visual analytics per esplorare i modelli per esplorare i dati senza avere un modello. Okay? Qui quello che sta facendo l'informatica è espandere la quantità di dati che riusciamo a visualizzare in tempi brevi per rendere le cose interattive. Quindi è un problema di scalabilità della visualizzazione. Il terzo caso sono dataset che sono live. Okay? Un esempio tipico è che possono essere usati in planning, però in planning in cui non possiamo aspettare un'analisi statistica accurata. L'esempio carino della mobilità fatto prima è una bellissima ispirazione. Quel tipo di analisi si può fare magari con i dati un po' dopo che sono acquisiti, ma dato che questo diciamo, è traccabile perfettamente, e tutti quelli che erano a manifestazione 2 giorni fa avevano uno di questi in casa, e team A in tempo reale dove sono le persone, se io posso creare una visualizzazione live della città e farla vedere al capo della polizia, lui può muovere la polizia prima che qualcosa avvenga. Okay? Non ho tempo di analizzare i dati in maniera molto accurata, perché le cose stanno succedendo troppo velocemente, nell'arco di 30 secondi, 60 secondi, un evento è già successo. Quindi posso usare la visualizzazione come un mezzo per mostrare i dati velocemente in modo che qualcuno possa prendere decisioni. Okay? Questo è il terzo ambito. Okay? E in questo caso l'informatica quello che veramente sta facendo è, diciamo, sistemi che sono sempre più veloci per acquisire larghe quantità di dati in tempo reale e fare il display in tempo reale, senza nessun delay, perché anche qualche secondo è troppo lento. Okay? Un altro caso di questo è Wall Street, in cui le decisioni vanno prese subito. Okay? Giusto per darvi alcune idee, mi fermerò un attimino sul primo caso. Questi sono tipici dati che vengono prodotti da un software statistico normale. A mio parere non sono estremamente accattivanti, sono, diciamo, non eleganti, bruttine, sono molto diversi dall'eleganza di uno dei master dell'information visualization, che è Edward Tufte, che riesce, diciamo, con design, diciamo, accurato e fatto a mano a rendere la visualizzazione molto più elegante e anche a mettere molti, molti più dati nella stessa dimensione dello schermo, quindi la fruizione diventa più semplice. Parte dell'informatica si sta cercando in maniera automatica di creare cose di questo tipo, ma siamo ancora abbastanza lontani, perché ancora non riusciamo a produrre cose così eleganti. Però quello che stiamo facendo è rendere i tool informatici molto, molto, molto semplici, in modo che un designer possa creare queste cose in modo semi-automatico. Okay? Questi sono grafi completamente automatici, cliccate un bottone e fa il grafo, questo è fatto completamente a mano, stiamo spostandoci in questa direzione. Okay, uno di questi tool si chiama D3JS, è gratis, è open source, è iniziato a Stanford, a Berkeley, then Stanford and University of Washington, okay, questi sono tre dei maggiori centri informatici al mondo, nelle prime 5 mondiali, queste 3 ci sono, okay, e loro fanno questo tipo di lavoro di ricerca. Permette di generare cose molto molto complesse con un expertise informatico molto molto semplice. Ok? Se funzionano i video, che non mi è chiaro, vi farò anche vedere, ma non... Fatemi guardare un attimo se riesco a farvi vedere i video. Non ne sono sicuro. Scusate. Ah, no. Ok, li ho persi nella traduzione dal Mac a Windows. Ve lo spiegherò a parole. Questo è un tipo di visualizzazione che si chiama Edge Bundling. E permette di fare vedere, diciamo, dati gerarchici in maniera molto molto semplice e riducendo il clutter. Non lo fa filtrando i dati o facendo nessuna statistica, lo fa semplicemente disegnando quelle linee in maniera curva invece che retta. Okay. Questa è un'applicazione di Edge Bundling per la navigazione su un sito web in cui si cerca di visualizzare, sfortunatamente non posso farvi vedere l'interazione, in cui si cerca di visualizzare, diciamo, il mapping tra gli autori e i contenuti. Questi sono esempi che ho tratto dal New York Times. Okay? Il New York Times usa Interactive Data Visualization come una delle cose più, cose più importanti quando scrivono articoli. Quasi qualunque articolo di politica sul New York Times ha Interactive Data. Okay? E in questo caso l'hanno usata per fare 3 cose. Uno, per far capire alle persone come si sono spostati i voti. Okay? Per interpretare quindi il risultato delle votazioni. Il secondo è per gli stock, per analizzare velocemente come cambiano i prezzi in borsa. E il terzo è per capire come è suddivisa la spesa americana, federale americana. Okay?
esempio, qui è abbastanza chiaro che i militari ricevono molti fondi. Ok? Sì, non mi fa vedere le animazioni, quindi le salto. Ok? Questi tool stanno diventando quello che vi ho fatto vedere prima, diciamo, New York Times ha un paio di informatici, però quelli sono sufficienti per produrre veramente cose complesse. Ok? Questi tools stanno anche diventando sempre più semplici da usare. Qui ci sono due esempi. Microsoft ha fatto una cosa simile dentro Excel per visualizzare i dati geolocalizzati, okay, in maniera interattiva. E un altro tool è quello che è una spin-off di Stanford University per, diciamo, per fare visualizzazione interattiva di dati di cui non si conosce il modello. Okay. Quindi questo si inizia lentamente a fare prodotti software per creare queste cose senza nessun tipo di programmazione, mentre al momento un po' di programmazione ci vuole. Le altri due esempi velocemente che volevo farvi vedere sono idee di una semplicità pazzesca per vedere come quando scaliamo la quantità di dati, anche con visualizzazioni semplici, scritte da persone che non sono informatici, possiamo estrarre molto molto contenuto. Okay, gli esempi prima di mobilità li abbiamo già visti, io vorrei fare ancora cose ancora più semplici. Se prendiamo Twitter, che già mi dice dove avete scritto il tweet, perché il telefono lo manda automaticamente a Twitter, e semplicemente, senza aver nessun permesso, nessuna questione di privacy, ci colleghiamo a Twitter e disegniamo un punto per ogni tweet alle locazioni attuali. Quello che vedete qui in blu e rosso è una mappa dei turisti e non turisti a New York. Okay? Potete zoomare e vedere esattamente in quali strade vanno i turisti e in quali non vanno i turisti, senza fare alcun tipo di diciamo analisi statistica, e senza anche richiedere di fare niente, sono semplicemente le persone stesse che già generano questi dati, è questione solo di catturarli da Twitter in maniera automatica e visualizzarli. Questa è una cosa di una semplicità pazzesca, disegniamo solo i punti, non stiamo facendo nulla di intelligente. Okay? Una cosa molto simile è fatta a lato per gli zip code americani, per i dati del censo, stessa cosa, disegniamo un punto se una persona vive a quell'indirizzo. Okay? Questo c'è la densità di popolazione e altre cose. Okay? E quelle sotto invece fatte per gli spostamenti. Infine volevo farvi vedere un esempio di dati live. Quello che vedete, diciamo, non so se vedete il mouse, quello che vedete nell'angolo là è Roma, con i dati live, credo, di Telecom Italia, che ha donato questi dati all'MIT, Massachusetts Institute of Technology, e loro li visualizzano live, li hanno mostrati alla Biennale di Venezia qualche anno fa. Quello che vedete è sono tutti i cellulari attivati in questo istante. Con questo potete automaticamente monitorare il traffico, vedere se c'è qualche tipo di sommossa, capire se c'è un incidente per strada, qualunque altra cosa, senza avere alcun modello di spostamento umano. Okay? Ovviamente se abbiamo modelli la cosa è migliore, ma per molti eventi molto veloci queste cose non le abbiamo. Okay? O non riusciamo a calcolarle in maniera veloce. Okay? Però queste compagnie, questi dati li hanno tutti. E se basterebbe che li dessero, li mettessero su un sito web. Ok? E magari con questi, diciamo, qualcuno può prendere decisioni interessanti su come fare planning per la città. Okay? E quello che stiamo cercando di risolvere come informatici è o rubare questi dati, tra virgolette, okay? Perché voi già li date, basta ad esempio attaccarsi a Roma Wi-Fi, e io posso traccare la maggioranza di voi, anche se voi non fate assolutamente nulla, okay? Questo l'ha fatto un mio collega di informatica, okay? Oppure semplicemente perché usate Twitter o state facendo una telefonata, okay? Facendo spoofing posso trovare dove siete, diciamo, e mappare queste cose. Okay. Con questi dati, se li diamo alle forze dell'ordine, li diamo a qualcuno, all'ufficio del sindaco, già questi ci sono, non dovete neanche collezionarli. Okay. Si aprono, diciamo, nuove idee che possiamo fare. Okay. E la visualizzazione è la prima cosa che facciamo per capire che cosa sta succedendo in tempo reale. Grazie per questa carrellata di strumenti di visual analytics che ci portano anche direttamente nel campo delle decisioni, cioè si utilizzano i dati e gli strumenti per estrarre appunto dei segnali per poter prendere delle decisioni. E abbiamo gli ultimi due interventi del panel che riguardano il data journalism e i giornalisti. Come un data journalist può sfruttare le tecniche di visualizzazione, in particolare quelle che partono dai dati, per raccontare delle storie? Buonasera, mi chiamo Dennis Rizzoli e sono un collaboratore di Wired dove mi occupo principalmente di data journalism. Mi interessa brevemente analizzare qui come il giornalismo e il mondo dei dati, e in particolare della visualizzazione di dati, si stanno interfacciando.
E mi interessa farlo principalmente da due punti di vista, che sono i punti di vista dei due principali attori che abitano il mondo dell'informazione. Il primo attore interessante sono i lettori, nel senso che ieri, un po' di tempo fa, le visualizzazioni si sono sempre usate nei giornali, però erano più una ciliegina sulla torta, nel senso che si faceva un bel pezzo e ci si metteva due o tre grafici a supporto dei dati che venivano enunciati o dei concetti chiave che erano inseriti in questo pezzo. C'è stato un aumento di tipo quantitativo, nel senso che le visualizzazioni erano proprio spazialmente, sono proprio aumentate a livello spaziale, nel senso che sono diventate loro stesse un pezzo. Perché? Perché hanno delle caratteristiche, hanno dei pregi che gli articoli non hanno. Uno di questi che mi preme molto sottolineare è quello che hanno la possibilità di raccontare storie molto complesse da tutti i punti di vista. Questo è un esempio che abbiamo fatto a Wired all'inizio di quest'anno, che è una mappa dove viene indicata gli indici di rischi per le principali malattie di tutti gli ospedali d'Italia. La mappa è cliccabile, è interattiva, il lettore va, clicca sull'ospedale e vede quali sono gli indici di rischio per infarto, ictus, frattura del femore e vede quali sono i peggiori e i migliori ospedali da questo punto di vista. Se avessimo fatto un pezzo, e ovviamente un pezzo di accompagnamento è stato fatto, ma se avessimo fatto solo un pezzo con tutto il database Agenas, che era una cosa di 50.000 righe per 20 colonne, avremmo privilegiato certi aspetti rispetto che altri, mentre una mappa interattiva di questo tipo consente al lettore di costruirsi lui il suo palinsesto, di andare a cercare lui l'informazione e la notizia che gli interessa. Un altro aspetto, forse un po' banale ma non trascurabile, è che le visualizzazioni dati sono uno strumento interattivo, cioè sono un modo in cui il lettore riesce a dialogare con la testata. In un'altra visualizzazione che abbiamo fatto sempre su Wired.it l'anno scorso, abbiamo fatto una mappa di tutte le scuole italiane in cui l'utente cliccava e vedeva se la scuola aveva subito una verifica sismica e l'indice di rischio sismico, e abbiamo chiesto ai lettori, visto che i dati sull'esito delle verifiche erano molto pochi, abbiamo chiesto ai lettori di inviarci questi dati. Onestamente non è che siamo stati subissati di email, però insomma un centinaio ce ne sono arrivate, e questo è uno strumento che secondo me è molto importante, cioè un dato si presta di più a un approccio collaborativo, a un approccio di crowdsourcing rispetto a un pezzo, rispetto a una notizia, perché il dato è qualcosa che anche un lettore ti può portare con relativa semplicità. Un ultimo aspetto che affronterò velocissimamente è che i dati sono un equalizer, cioè non dipendono dalla lingua. Si parla tanto di come aumentare la platea dei lettori dei siti online. I dati, le visualizzazioni sono un esempio. Questa è una mappa che abbiamo fatto su Wired.it poche settimane fa in seguito alla tragedia di Lampedusa. È una mappa che mostra tutti i morti nel Mediterraneo fino al 2009 ed è stata ripresa da Le Monde e da un sito online spagnolo pochi giorni fa. Un'altra categoria di attori del mondo dell'informazione che di solito non viene considerata e secondo me invece è molto interessante sono i giornalisti. Sembra banale, però le data visualizzazioni stanno cambiando non solo il modo in cui le notizie vengono lette e fruite, ma anche in cui vengono costruite. Nel senso che le visualizzazioni diventano, questa immagine lo rappresenta bene, mentre prima il processo di costruzione della notizia era conseguenziale, cioè raccolta delle informazioni o dei dati, elaborazione o stesura del pezzo e pubblicazione. Adesso la visualizzazione è al centro del processo, perché può aiutare con immediatezza a svelare al giornalista dei trend o delle correlazioni nascoste che senza una visualizzazione non si sarebbe riuscito ad accorgere e su cui può dedicare le sue indagini e le sue inchieste. Vi ho portato tre esempi semplicissimi. Il primo, tornando al lavoro sugli ospedali di prima, eravamo interessati a trovare una variabile che fosse correlata all'indice di rischio, all'indice di mortalità. Abbiamo provato ad associare tutte le variabili possibili e ci siamo accorti che se mettevamo questa è la mortalità per infarto a 30 giorni, se associavamo l'infarto ai volumi di intervento dell'ospedale, quindi alle dimensioni dell'ospedale, la curva approssimata era questa. Quindi, come vedete, sotto i 100 interventi l'indice di rischio è molto alto, oltre i 100 interventi decresce esponenzialmente.
Un altro esempio è ovviamente la distribuzione dei dati. Questi sono tutti i donatori privati ai partiti italiani dal 92 al 2013 e a noi interessa questo dato qui, nel senso che sicuramente è utile a fini di contestualizzazione mostrare qual è la media, tuttavia per trovare delle notizie, per trovare delle cose curiose, i dati ti consentono di trovare quei punti che sono totalmente fuori dalla media. Parliamo di una donazione singola di 15 milioni di euro, non vi dico di chi è, se lo volete sapere comprate Wired che è in edicola e leggetelo, e quindi consentono di trovare singoli dati in enormi database che hanno dentro di sé una notizia proprio perché sono un'eccezione. Un altro esempio velocissimo è un lavoro che abbiamo fatto sul proprio il data blog di Wired, che è la sezione che si occupa esclusivamente di data journalism. Volevamo fare un'analisi di quanti paesi hanno vinto il Nobel per la medicina, non però considerando la natalità il paese di nascita del vincitore, ma il paese dove ha condotto le ricerche. E mentre cercavamo di fare dei grafici di supporto al pezzo, abbiamo proprio per caso abbiamo visto come si distribuiva la variabile genere nel Nobel e ci siamo accorti che su 204 vincitori solo 10 erano donne e solo una aveva vinto il Nobel da solo senza condividerlo con un uomo. Questa è l'ultima parte, è un po' diciamo avveniristica. Non so come saranno le data visualizzazioni nel futuro, sono convinto che nel mondo delle informazioni le data visualizzazioni devono essere sempre più semplici ma complicabili. Cosa vuol dire questo? Porto l'esempio di CartoDB, che è un software molto semplice, molto potente per fare visualizzazioni di mappe, quindi anche i lettori stessi possono prendere i dati, giocarci e visualizzarli, tuttavia è complicabile, nel senso che può essere integrato con delle librerie JavaScript che aumentano notevolmente le possibilità di personalizzazione di queste mappe. E quindi penso che gli strumenti di data visualizzazioni debbano essere nel futuro per entrambi questi attori, quindi semplici per i lettori in modo che possano interagire, possano giocare con le mappe, e complicabili dai giornalisti che mi auguro in un futuro abbiano sempre più competenze informatiche e sempre più possibilità di potenziare i loro mezzi. Grazie. Grazie Dennis, rimaniamo sul mondo del data journalism con Paolo Stefanini dell'Inchiesta. Che esperienza avete fatto voi? Buonasera a tutti. Mi chiedi l'esperienza che abbiamo fatto. Noi siamo nati nel gennaio 2011, quindi in un momento in cui sostanzialmente i giornalisti venivano, forse non è nemmeno molto cambiato nel frattempo, subito dopo i politici per scarsa reputazione, scarsa fiducia. E uno dei primi ragionamenti, appunto, dovendo tirar fuori un prodotto editoriale nuovo, è stato cosa potevamo fare per cercare di invertire quella tendenza. E abbiamo puntato quindi fin da subito su una linea di infografiche, una campagna martellante, diciamo così, di data journalism, con inizialmente anche fino a 3 articoli solo infografici al giorno. Questo perché appunto così, perché i numeri in buona sostanza godono, o dovrebbero godere, no, di una maggiore credibilità rispetto alla opinabilità di tutto il resto. Mi concentrerò di più sulle difficoltà che abbiamo avuto, così vediamo di provare anche a capire se sono risolvibili o meno. Effettivamente, insomma, da quello che ho potuto vedere in questi ormai quasi 3 anni, ho trovato pur non essendo nemmeno io posso, diciamo così, vendermi come un esperto di statistica, soprattutto in un consesso come questo, ma veramente una scoraggiante mancanza di preparazione della classe giornalistica. Sostanzialmente l'esempio che faceva prima il professor Zuliani, mi ricordo che gennaio o febbraio scorso l'ufficio stampa dell'Istat ha anche emesso appunto un alto monito contro questo uso di un giovane
giovane su tre è disoccupato. Ecco, questa facilità a magari il titolo sparato spesso credo che non derivi da una, come dire, appunto dalla mitologia professionale del dover comunque tirare il concetto, ma proprio da una non conoscenza anche delle più basilari nozioni statistiche. Questo fa sì che il rischio, a mio parere, è che appunto quella reputazione che cerchiamo di riconquistarci rischi di essere di nuovo persa anche sui numeri, soprattutto quando, per esempio, non si fa una ecologia dei dati, per cui oltre così, per non far nomi, si prendono e si trovano sulle prime pagine spesso dei dati di sedicenti, centri studi. Recentemente uno di questi che abbiamo contattato per verificare un dato sul, dicevano insomma che era un'associazione di artigiani di Mestre, dicevano che il 32-33% in Italia c'era di una determinata cosa il 33%. La domanda precisa su come fosse stato calcolato questo dato, erano partiti da un paper di una banca che diceva che la media europea era del 30% e l'Italia era un po' più alta, e quindi ne hanno inferito, hanno aumentato così ad occhio di un 3%. Quindi questo è sicuramente un rischio. L'altra questione, diciamo, da altro piccolo esempio, senza poi scadere nell'aneddotica, una volta vengo spedito nel Veneto a fronte della notizia di molti, insomma, riportata a molti giornali, anche i principali, di una vera e propria fuga, un esodo biblico di immigrati, ormai finito il modello Veneto, crisi e quant'altro, se non che dopo, insomma, un paio di giorni ci ho perso dietro a questa cosa, ma alla fine è venuto fuori semplicemente che il tutto nasceva dalla mancata lettura di una notarella che stava sotto appunto questi dati di Veneto Lavoro, che sono comunque dati ufficiali della Regione Veneto, insomma, in questa nota stava scritto che appunto il computo che fino allora prevedeva tra gli extracomunitari anche i romeni e i bulgari non li prevedeva più, essendo loro entrati nell'Unione Europea, e il peso demografico soprattutto dei romeni è particolarmente alto. Quindi riaggiornati i dati, risistemata la cosa, la differenza era di poche centinaia di unità, quindi sostanzialmente non c'era differenza e non c'era stato esodo, però intanto la notizia era uscita dappertutto, e se vogliamo è un falso ancora più pericoloso, che dovrebbe generare la stessa indignazione di un falso su una dichiarazione di un politico o di altro tipo. Quindi innanzitutto bisognerebbe, a mio avviso, cercare di fornire di rudimenti, almeno di base, la classe giornalistica italiana. Io ho circa 10 anni di lavoro, ho fatto anche prima un istituto di formazione al giornalismo che ci veniva, insomma, all'epoca era ancora dell'ordine giornalisti ed era considerata la West Point del giornalismo. Non ho mai fatto nessun corso, nessuna lezione di statistica, e ne ho fatte invece centinaia di ore di varie altre discipline. Credo che, insomma, sarebbe, visto stamattina ho seguito i lavori, si sta iniziando, cioè si sta aumentando, sentivo la pressione sulle scuole, che poi da dove si deve iniziare, però naturalmente anche nei media probabilmente bisognerebbe lavorare tutti assieme. Naturalmente c'è colpevolmente da parte dei giornalisti una mancanza di impegno in questo, cioè appunto ci sono delle rigidità riguardo alle mansioni ed altro, quindi le colpe sono di vasto, insomma, hanno diversi attori in campo. E niente, per quanto riguarda il lato invece più positivo che possiamo aver visto in questi 2-3 anni di lavoro sull'infografica, e che, insomma, è quello che finora ci ha consentito, visto che non siamo in un ente benefico, il nostro editore ci chiede sempre conto di tutte le voci di spesa, è stato che si è rivelata
un fortissimo mezzo di socializzazione, soprattutto sui social network, Facebook, Twitter. All'inizio noi siamo partiti veramente da zero, con un investimento pubblicitario di zero, siamo cresciuti quindi soprattutto sui due principali social network, e la potenza di fuoco, diciamo così, delle infografiche è stata non paragonabile rispetto a quelle degli articoli di vecchio tipo scritti, insomma, anche perché effettivamente sui dati è, diciamo, la lingua che si deve parlare sostanzialmente. E questo fa sì che attualmente ci sia anche una crescente attenzione verso questo tipo di prodotto, soprattutto quelli che stiamo cercando di sviluppare più interattivi rispetto alle statiche, da parte di privati sostanzialmente. Questo, anche questo deve, insomma, poi dovrà, credo, far riflettere nel futuro su quanto questo possa garantire, pur con tutta ovviamente la laicità del caso nei confronti di chi investe e di chi permette di sviluppare progetti che altrimenti anche noi non potremmo sviluppare, di quale sarà la neutralità, no, di questi nuovi tipi di prodotto, quando, insomma, siano sovvenzionati principalmente non dall'editore, da un editore puro, ma da investitori di altro genere, che possono avere naturalmente a livello teorico anche altri tipi di interesse. Per finire su, diciamo, il futuro, per quanto riguarda il futuro, l'altra indicazione che è venuta abbastanza chiara è che bisogna andare sempre più verso qualcosa che diverta l'utente, sostanzialmente un utente molto distratto che vuole interagire, vuole però anche, appunto, se possibile, provare in un certo qual modo a giocare. Tutte quelle cose per cui tu dici non confronta le spese dei ministeri, ma se tu potessi, queste poste, se tu potessi essere il decisore, cambiare, spostare, diciamo, i bilanci, hanno un risultato sia in termini che vediamo di click semplicemente, sia in termini di socializzazione, quindi di divulgazione su Facebook e su Twitter, molto più alta. Quindi andare progressivamente, credo, verso quella che viene detta anche la gamification, insomma, dell'informazione, un po' a cavallo tra l'informazione e l'intrattenimento. Grazie a tutti i panelist. Penso che 5 minuti per fare 2 o 3 domande veloci dal pubblico le possiamo riuscire a strappare, anche per avere brevi commenti o brevi domande. Donato Speroni. È tutto molto interessante. Io pensavo che il futuro della visualizzazione sarebbe stata più verso i film dei dati, cioè con software tipo Gapminder. Invece qui non se ne è parlato, mi sembra. Siamo più su immagini magari interattive ma statiche. Dunque, ci sono due aspetti da considerare, ok? La visualizzazione, diciamo, statica, cioè quella delle immagini statiche, tipicamente quello che fa è solamente un sommario, ok? Quello, diciamo, mancano un paio di dimensioni a questa cosa, per il mantra della visualizzazione, che per cui, diciamo, fa le cose in maniera interattiva, cioè guidate dall'utente, rispetto a registrare, diciamo, le cose che succedono, è migliore. La prima cosa è una questione di zoom a livello di dettaglio, ok? Cioè, da un lato voglio vedere tutte le spese del governo federale statunitense, dall'altro voglio cliccare e espandere questa cosa, ok? Quindi questa dimensione di scala è, specialmente sui dati, diciamo, come big data, è talmente tanta, parliamo di ordini di grandezza, che se io creassi un video sarebbe troppo lungo, quindi nessuno lo vede. Quindi, diciamo, questo tutto sommato, questa è la prima ragione. E ci sono stati esperimenti negli anni 90 in cui si cercava di visualizzare tutta internet, in cui si è andati in questa direzione, però ci si è accorti che velocemente quello che si faceva per comprimere, diciamo, i dati, li distruggeva troppo, tra virgolette, non distruggeva, ma i sommai erano hard to understand, difficile da interpretare.
Quindi si è diciamo switchato indietro al non cercare di fare cose molto intelligenti, ma cercare di rimanere su diciamo un tipo di visualizzazione che è facilmente capibile, ma poi diciamo aggiungere interazione come in fase esplorativa. Okay? Quindi cioè, questo è diciamo l'altra cosa che si è escluso è che il 3D è utile, più o meno. Okay? La terza dimensione è confonde molto di più di no. Ok, quindi non so se questo. When I speak about visualization and the internet, I talk a lot about animation and interaction because it seems a natural characteristic of the medium. But you can't instantly then assume it means that static images have no value. Our research suggests that static images are more memorable, actually, and that recall is very good on static images. So I think that there will always be a space for storytelling with static images. Where we find value in interaction and animation takes visualization in a different direction. The interaction allows different permutations of view in large data sets, and it allows the user to perform filtering and analytical functions dynamically. That's great. And we've always used animation almost like a movie to show linear change over time. That seems fairly good as well. But there are two things that are very interesting recently that have come out. One is some research in Stanford University about the value of animated transitions in statistical graphics. And that is the ability that instead of being like PowerPoint, to go between two images, that you have smooth animated transitions to show changing values. And there is clear evidence in the research that using transitions on animated graphics is a very, very good thing for the user to help them to understand changing values in bigger data sets, no question. And the second thing that is linked to that is that we no longer need dedicated statistical software to do that kind of thing on the internet, because we had reference earlier to something called D3, which is a visualization library for the internet, which is incredibly powerful in terms of interaction, animation, and transitions. And in our experience, web browsers, because there has been a big movement in the software, the browsers developers like Google, Apple, and Microsoft in the technology in the web, is that they are more than capable of doing very sophisticated visualizations dynamically in the browser. So the old days where you needed special software to do visualization are kind of, that's yesterday. So the future for us is open source, it's in the browser, and it's intelligent. Sì, aggiungo, diciamo, d'accordissimo infatti con quanto è stato appena detto. Sostanzialmente, credo un po' si riallaccia anche a quello che si diceva nel panel precedente. Dare interazione sulla visualizzazione di alcuni tipi di dati richiede, da una parte, diciamo, per chi pubblica il messaggio, quindi per chi pubblica la grafica, bisogna fare uno sforzo di diciamo, fare appunto questo sommario e decidere una chiave diciamo, interpretativa sostanzialmente. Diciamo, questo si va proprio all'estremo dell'immagine statica. È possibile anche, ad esempio, con la tecnologia ad esempio, di D3JS, dare anche la possibilità all'utente, come vedevamo nella prima demo, di interagire un po' con l'infografica. Però questo qui richiede anche un certo grado di expertise, di familiarità, ecco, con chi usufruisce del grafico. Quindi può diventare, diciamo, magari un po' complicato se si dà completamente all'utente, diciamo, la possibilità, diciamo, di interpretare i dati in diversi modi. Diciamo,
Quindi dall'immagine statica, dall'immagine statica l'altro estremo è appunto un dato completamente fruibile, che da un certo punto di vista è anche uno dei grossi vantaggi, ad esempio, introdotti da questi sistemi open source, perché non solo lo strumento per visualizzare il dato è open source, quindi è modificabile, ma per certi versi, visto il modo in cui viene veicolato, il dato stesso diventa open source. Ora, diciamo, si sta allargando molto, diciamo, l'utilizzo del termine open data, quindi molte pubbliche amministrazioni, credo anche Istat, Regione Toscana ad esempio, ha aperto un repository di questo tipo, dove, diciamo, sostanzialmente si danno degli strumenti per visualizzare dei dati con un certo grado di interattività, ma si danno anche i dati direttamente. Ho visto in molte presentazioni, diciamo, in questo panel, in cui ci c'erano sia la visualizzazione, sia lo strumento di visualizzazione e sia la sorgente dei dati, che, diciamo, in ambito scientifico ha un valore estremamente importante, perché non solo permette di verificare o eventualmente trovare un riscontro dei dati da un punto di vista giornalistico, ma permette anche eventualmente di sviluppare un proprio modo di interpretare quel dato, magari con una visualizzazione alternativa e diciamo, o in maniera diversa, o anche per apprendimento, si utilizza anche, diciamo, in educazione, learn by example, cioè vediamo un esempio come è stato realizzato e si prova a rifarlo allo stesso modo. Sì, io cercherò di essere velocissimo per rispondere alla domanda. E è molto interessante personalmente l'integrazione tra i dati e il video, perché per una testata i video vanno molto di più dei pezzi, cioè i video tendenzialmente fanno più click. Il mio timore è che non si prestino bene a interfacciarsi tra di loro, nel senso che mentre una visualizzazione è navigabile, percorribile, personalizzabile, quello che dicevo prima, cioè l'utente di fronte a un grosso dataset riesce a costruirsi il suo palinsesto, riprendo l'esempio degli ospedali, io sono interessato, sono di Bologna, sono interessato a vedere gli ospedali di Bologna, uno di Firenze sarà interessato a vedere gli ospedali di Firenze. I video hanno comunque, soffrono degli stessi handicap di cui soffre un pezzo, cioè hanno un taglio interpretativo, nel senso che io scelgo questi 4-5 dati, gli do un taglio narrativo che è imprescindibile, ci sarà sempre, per quanto possiamo paventare oggettività, ci sarà sempre un'interpretazione dietro, e quindi da questo punto di vista rischiano di diventare una sorta di pezzo un pochino più frizzante, perdendo invece quell'elemento di percorribilità, di personalizzazione, di interazione che consente invece una visualizzazione interattiva. Io aggiungerei solo due cose. Allora, nella questione tra statico e dinamico, l'unico punto fondamentale è cosa era il problema dello statico quando è solo disegnato e che praticamente rischia a un invecchiamento molto precoce, no? Per cui sostanzialmente è anche un grosso spreco, si ha un grafico per quanto si vuole bellissimo anche online e poi escono i nuovi dati dell'ultimo trimestre e già quello è vecchio, quindi bisognerebbe almeno la base dati, come dire. Noi avevamo tutta una serie proprio di infografiche statiche senza base dati dietro, semplicemente disegnate, quelle sono ormai andate. L'altra questione sulla visualizzazione, sull'aspetto più esteriore, diciamo così, io ci vedo anche un punto di incontro che si sta avendo per la prima volta così forte, in cui la statistica forse è la disciplina più di intreccio tra la cultura umanistica e la cultura scientifica. Noi stiamo lavorando a un piccolo progetto sulla spesa europea e vedo che, per esempio, dal lato mio giornalistico, io
ho interesse, diciamo, a mostrare ad esempio le differenze tra di spesa sanitaria in Italia nel corso degli anni, oppure a fare un confronto nello stesso anno tra l'Italia e la Germania o tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Confrontandomi con gli ingegneri informatici che stanno lavorando, anche i grafici sempre esperti di visualizzazione, eccetera, loro hanno invece una volontà, diciamo così, un'esigenza di infilare dentro e far funzionare il numero più alto possibile di dati, anche con dei confronti che dal punto di vista appunto mio interpretativo non mi dicono granché, cioè confrontare quanto spendeva la Francia per la difesa nell'86 con quanto spende la Finlandia in sanità nel 2012, io non ci vedo nessuna utilità, però siamo, diciamo così, a questo punto di incontro. Da una parte, come diceva Smith, un numero di dati pazzescamente alto, dall'altro anche a dover trovare il modo per gestirli secondo una logica interpretativa, nella stessa visualizzazione. Bene, grazie. Sicuramente il tema delle visualizzazioni è ineludibile per un istituto di statistica, infatti l'Istat da alcuni anni ha investito anche massicciamente su questi temi e devo dire che mi sono appuntato alcune parole chiave che fanno un po', credo per noi, sono una agenda per continuare a sviluppare strumenti di questo tipo per interagire sui dati. Imparato che personal and social, come ha detto Alan, è importante, cioè che i dati consentano, che gli strumenti consentano l'interazione, mettano al centro la persona, il consumatore produttore, prosumer, con una parola che va di moda, ma devono anche essere interessanti, questo possiamo imparare tanto da chi della comunicazione fa il suo lavoro quotidiano, devono essere sexy, no? Le storie, i dati, i messaggi. Altro dato importante che credo un po' sottovalutato, strumenti per giocare, mi è piaciuto molto questo aspetto, anche se poi giocare significa esplorare, fare data mining, visual analytics, ma è importante questo elemento della scoperta perché è alla base di un pezzo di statistica, insomma, no? Quello che impariamo a fare con l'analisi esplorativa e questi sono strumenti potenti che consentono di farlo. Siccome però le statistiche e i dati servono anche poi alla fine per decidere, per operare a tutti i livelli, dai governi fino ai singoli cittadini che devono scegliere dove comprare casa o in quale ospedale andarsi a far curare, è importante che le decisioni possano essere prese a partire da questi dati e che le decisioni possano essere real time, che non si debba aspettare lo studio di una valutazione di impatto, ad esempio, che può prendere, non so, anni per capire se appunto scegliere una scuola sotto casa o spostarsi di 2 chilometri dal punto di vista delle opportunità. Tra l'altro su questo gli strumenti di visualizzazione insieme con il crowdsensing consentono addirittura di avere questa interazione tra dati oggettivi e dati di percezione che i cittadini possono contribuire a creare. Infine avete parlato di skills, professioni, esperienze, familiarità, è chiaro che su questo bisogna, soprattutto per un istituto di statistica, costruire nuove professionalità e collaborare, perché questa è la scelta, diciamo, che nel breve periodo paga di più con chi queste professionalità fuori da queste mura le ha. E l'ultimo tema era quello dell'animation che ha un po' donato, ha un po' colto e promosso, diciamo, come discussione. Sicuramente i film sono un qualcosa che ci fa forse perdere la bontà e la semplicità delle analisi statiche, ma viviamo in un mondo nel quale tutto si muove e credo che anche gli utilizzatori vogliano che le visualizzazioni, i dati, colgano questo cambiamento. Mi piace molto l'espressione di animated transitions, perché poi molti degli studi e degli indicatori che noi offriamo al pubblico sono transizioni, come si entra e si esce da un matrimonio, dal lavoro, da casa, sono le transizioni che studiamo e per capire quindi quanto queste transizioni sono forti o deboli è utile anche che si possano visualizzare in termini dinamici, quindi sicuramente un'ulteriore indicazione in tal senso. Io chiuderei così, vi ringrazio perché è stata una giornata lunga e siete stati molto pazienti per appunto stare quasi fino alle 6, un bel ritardino rispetto al programma originale, ma sicuramente ne è valsa la pena per la qualità degli interventi. Ringrazio i relatori, l'interprete che ci ha aiutato e tutti i colleghi che hanno consentito questa lunga giornata dal punto di vista logistico e operativo. Grazie a tutti.